Buonasera e ben ritrovati al TG2000. Cari amici, buonasera. Apertura oggi dedicata allo storico referendum che potrebbe sancire l'indipendenza della Scozia da Londra dopo 300 anni dall'unione dei due paesi. Dunque questa sarà la notte decisiva. Lo spoglio inizierà alle ore 23, ora italiana, ma i risultati definitivi si sapranno solo nelle prime ore di domani. Sentiamo Giorgio Schiavoni. Oltre 4 milioni di scozzesi stanno votando per scegliere il loro futuro e quello del Regno Unito in un referendum che potrebbe avere ripercussioni anche sui vari movimenti indipendentisti europei. I seggi si chiudono alle 23 ora italiana, ma il risultato definitivo, che con ogni probabilità sarà un testa a testa, si saprà solo domani mattina. Credo che è più importante che le decisioni riguardanti gli scozzesi vengano prese qui, al centro della Scozia. I sondaggi degli ultimi giorni e quelli diffusi oggi a votazione in corso vedono comunque una leggera maggioranza schierata per il no all'indipendenza. Decisivo sarà il comportamento degli indecisi. Penso che lasciare il Regno Unito sarebbe molto negativo per la nostra economia. C'è più ricchezza ed opportunità in un'entità statuale più grande. Solo un paio di settimane fa, quando i favorevoli alla secessione sembravano essere maggioranza, Londra ha offerto nuovi poteri e competenze alla Scozia in un quadro di decentramento concordato. Un'operazione che però sembra tesa semplicemente a diminuire il consenso degli indipendentisti. Penso che nessuno da queste parti creda a quello che i politici inglesi dicono, per niente. Le operazioni di voto fanno registrare qualche episodio di violenza e altri incidenti potrebbero esserci stanotte, soprattutto in caso di vittoria di misura del no. Nei paesi europei in cui esistono rivendicazioni separatiste si attende l'esito con grande interesse. Con il fiato sospeso lo seguiranno in particolare in Catalogna, che ha già convocato, nonostante l'ostilità del governo centrale spagnolo e l'irrilevanza giuridica, un suo referendum indipendentista per il 9 novembre. Ai nazionalisti scozzesi hanno espresso grande sostegno i filorussi secessionisti dell'Ucraina orientale, che senza attendere una soluzione politica democratica e concordata hanno imbracciato le armi contro Kiev. Cambiamo argomento, sono giorni di grande dibattito anche in Vaticano nell'attesa di un sinodo che si annuncia molto complesso. Oggi il Papa ha incontrato i vescovi nominati nel corso dell'anno, oltre 130. A loro ha detto non sprecate energie per litigare ma per costruire e amare. Ma sentiamo da Piazza San Pietro Leonardo Possati. Buonasera Cesare, buonasera Letizia, a tutti i telespettatori da Piazza San Pietro. Giornata intensa quella di Papa Francesco, che questa mattina ha ricevuto, come dicevate da studio, in udienza i vescovi consacrati nell'ultimo anno. A loro il Papa ha rivolto l'invito a essere vicini al popolo, testimoniando a tutti la gioia del Vangelo senza chiudersi in un fortino ideologico. Poi Francesco ha ammonito i vescovi affinché non cadano nella tentazione di circondarsi di una corte oppure di cordate politiche. Poi facciamo un passo indietro nella giornata del Papa, che è cominciata questa mattina come sempre presto con la messa a Santa Marta. Nell'omelia ancora una volta Francesco torna a parlare di misericordia e di perdono. Il coraggio di riconoscerci peccatori ci apre, ha detto il Papa, alla carezza di Gesù, al suo perdono. Allora sentiamo insieme le sue parole. E per questo riconoscere i propri peccati, riconoscere la nostra miseria, riconoscere quello che noi siamo e quello che noi siamo capaci di fare o abbiamo fatto, è proprio la porta che si apre alla carezza di Gesù, al perdono di Gesù, alla parola di Gesù, vai in pace. Tua fede ti salva, perché sei stato coraggioso, sei stata coraggiosa di aprire il tuo cuore a colui che soltanto può salvarti. Nel mondo ci sono grandi sofferenze, prima è stato il vostro turno, adesso è il nostro, lo ha detto il Papa al presidente del Congresso Mondiale Ebraico, Ronald Lauder, che nel suo discorso ha sottolineato prima gli ebrei hanno sofferto selvaggi attacchi e il mondo è rimasto in silenzio, ora sono i cristiani che vengono annientati e di nuovo il mondo dice poco. Perché il mondo non reagisce? La domanda posta dal leader ebraico è stata posta al Papa, ne hanno parlato questa mattina, unanime, poi la condanna dei selvaggi attacchi contro
i cristiani in Medio Oriente, ma non solo, in tante altre regioni del mondo, e li invito a pregare per questi nostri fratelli perseguitati. E poi, come dicevate anche da studio, dopo il libro di 5 cardinali che prendono posizione in vista del prossimo sinodo sulla famiglia, oggi si aggiunge in un articolo comparso sulla stampa italiana, ma non solo, anche la riflessione del cardinale di Milano Angelo Scola. Ai nostri microfoni la risposta del cardinal Casper, il quale, lo ricordiamo, è l'autore delle dichiarazioni che hanno in un qualche modo scatenato questo confronto. Allora io vi lascio da Piazza San Pietro con il servizio di Cristiana Caricato. Arrivederci. Non è un attacco personale per me, è più un attacco al Papa, penso io, perché il Papa sottolinea che la dottrina della Chiesa è un Vangelo, una buona notizia e non una legge. Così il cardinale Casper risponde alla levata di scudi in casa cattolica alle aperture sulla partecipazione al sacramento della comunione da parte dei divorziati risposati, ipotizzate nel concistoro del febbraio scorso. Dopo la pubblicazione a 5 mani di un volume che blinda di fatto la discussione sinodale sul tema, con l'autorevole firma del prefetto della Congregazione per la Fede, cardinal Müller, si è aperto il confronto tra porporati. Io ho spesso l'impressione che altri vogliono fare una legge, un sistema in sé chiuso, autoreferenziale, come dice il Papa, e non un Vangelo che è, secondo Santo Tommaso d'Aquino, lo Spirito Santo dato ai fedeli. Si è entrati in un presinodo di carta dove le diverse posizioni sulla questione più calda dell'assise dedicato alla famiglia vengono riportate da quotidiani, riviste e siti. Oggi l'intervento del cardinale Angelo Scola, che sulla stampa si pone sul fronte del no, facendo riferimento alla condizione di vita dei cristiani irregolari e all'inaccessibilità al sacramento determinata dalla dottrina cristiana e dalla rivelazione divina. Ma sebbene giudichi indissolubile il matrimonio, l'arcivescovo di Milano auspica lo snellimento dei processi di nullità, ipotizzando un procedimento canonico diocesano che attesti la validità di un matrimonio. Sono le prime tesi che affiorano in quello che sembra profilarsi come un dibattito duro tra chi rifiuta qualsiasi cambiamento e chi considera decisiva l'indicazione di Papa Francesco per una Chiesa capace di misericordia e di accoglienza. Vedo che c'è un certo abisso fra il linguaggio della Chiesa, la dottrina della Chiesa, la morale della Chiesa e il popolo, soprattutto con le generazioni più giovani. E questo è molto difficile di fare una ponte, la Chiesa deve farsi di nuovo compresa. E veniamo alla politica, dove oggi a tenere banco sono le polemiche sulla riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act. A spaccare il Partito Democratico le modifiche all'articolo 18 annunciate nei giorni scorsi da Renzi. Intanto però gli 8 componenti del partito in Commissione e Senato hanno approvato il testo che passerà in aula la prossima settimana. Ancora una fumata nera invece dal Parlamento in seduta comune per quanto riguarda le elezioni di 2 giudici costituzionali e dei 2 membri laici del Consiglio Superiore della Magistratura. La prossima votazione è fissata per martedì prossimo. Ma nella riforma del lavoro non c'è solo il superamento dell'articolo 18 per i nuovi assunti. Tra le misure previste, infatti, anche importanti cambiamenti nella disciplina degli ammortizzatori sociali a partire dalla cassa integrazione. Ci spiega tutto Augusto Cantelmi. Non solo superamento dell'articolo 18, ma anche modifiche allo strumento della cassa integrazione, l'introduzione di sussidi di disoccupazione, la riforma del lavoro, il cosiddetto Jobs Act, entra nel vivo, martedì dovrebbe approdare dalla Commissione Lavoro del Senato in aula. Ma per superare l'opposizione alla cancellazione del controverso articolo 18 per i nuovi assunti, il governo pensa ad un ampio piano di interventi per tutelare il lavoratore che perde il posto di lavoro anche senza giusta causa. Si comincia con la modifica della cassa integrazione ordinaria, che dovrebbe tornare ad essere quella che era in origine, ossia un ammortizzatore sociale utilizzato per gestire le fasi di calo della produzione di un'impresa e non come un vero e proprio sussidio di disoccupazione. Ebbene, tra i cambiamenti è previsto il divieto di accedere alla cassa per quelle imprese che hanno cessato l'attività o hanno ceduto un ramo d'azienda.
alla cassa integrazione ordinaria, quella in deroga invece dovrebbe scomparire nel 2016. Sarà possibile accedervi soltanto nel caso che prima siano state sperimentate tutte le altre possibilità di riduzione dell'orario di lavoro allo scopo di salvaguardare l'occupazione, ad esempio i contratti di solidarietà. È prevista anche una revisione della durata dei periodi di cassa integrazione e dei contributi con cui viene finanziata. La revisione dello strumento della cassa viene affiancata, nell'intenzione del governo, all'introduzione di un sussidio di disoccupazione universale non più collegato al settore economico di appartenenza, ma proporzionato all'ultima retribuzione e all'anzianità. Anche il nostro paese potrà produrre cannabis per scopi terapeutici e farmaceutici, un progetto pilota per la produzione nazionale di sostanze e preparazioni di origine vegetale a base di cannabis è stato infatti firmato oggi nella sede del Ministero della Salute. Allora vediamo il punto sulla questione sentendo anche il parere di un tossicologo. Anche l'Italia produrrà cannabis, ma solo ed esclusivamente a scopo terapeutico. Innanzitutto, però, è bene non fare confusione. Non si tratta né di un passo verso la legalizzazione delle droghe leggere, né di un tentativo di far diventare l'Italia, come per esempio lo Stato del Colorado, né tantomeno di favorire una sorta di affrancamento della marijuana rispetto alla legge. La cannabis è e resta proibita, come anche il suo consumo. L'accordo di collaborazione firmato oggi tra Ministero della Salute e Ministero della Difesa prevede la coltivazione e la produzione solo a scopo terapeutico e dunque esclusivamente per la preparazione di farmaci realizzati con il suo principio attivo. Stiamo parlando di trattare una sostanza che è una droga ad uso farmacologico, così come avviene con i derivati degli oppiaci e dei derivati della cocaina. Noi dobbiamo capire la distinzione, stiamo usando un principio attivo per persone per cui questo principio attivo agisce per alleviare la sofferenza. Questo tipo di prodotti era già disponibile nel nostro paese, la differenza è che adesso li produrremo noi direttamente con un consistente risparmio, ci tengono a precisare dal Ministero della Salute, per le casse dello Stato. Le sostanze e le preparazioni di origine vegetale a base di cannabis saranno realizzate esclusivamente nello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, gestito dall'Agenzia Industrie Difesa. L'esigenza di avere farmaci prodotti dalla cannabis è un'esigenza reale, dall'altro poterli produrre in sicurezza è qualcosa di importante visto la particolare sostanza, quindi da questo punto di vista avere un istituto farmaceutico militare ci consente di fare le due cose e quindi siamo molto contenti di mettere a disposizione questa capacità. I prodotti finali saranno destinati sotto attenta prescrizione medica principalmente per aumentare gli effetti della terapia del dolore e per alleviare le sofferenze di chi soffre di malattie rare come la SLA, la sclerosi multipla o la sindrome di Tourette. I primi farmaci, tutti italiani a base di cannabis, si potranno trovare in farmacia non prima del 2015. Ci mancherebbe altro che la cannabis, quando è per uso terapeutico, se può avere degli effetti positivi per la salute delle persone, non venga usata. L'importante però è non banalizzare questi effetti positivi, estendendo poi a scopi commerciali la sua possibilità terapeutica a qualunque cosa, così come vediamo dalle notizie che vengono ribalzate da molti media, perché questo è svilire la funzione terapeutica di una sostanza. E dall'altra parte, attenzione anche al messaggio complessivo che ne viene fuori. Purtroppo siamo in un mondo in cui confluiscono i media, confluiscono le opinioni anche in maniera molto veloce e quindi il rischio dell'uso mi dà piacere, di conseguenza siccome è terapeutica vuol dire che fa pure bene e se anche dicono che fa male, in fondo a me farà senz'altro bene eppure mi piace, è estremamente pericoloso. È pericoloso per i ragazzini che rischiano veramente molto, rischiano di anticipare o di esacerbare patologie psichiche anche molto gravi, cioè di averle con una frequenza maggiore e prima, che per noi significa più difficoltà a guarire, significa vite segnate, significa dimenticarsi che la cannabis fumata è come le sigarette, quindi ha tutti i problemi che ci sono nel fumo e unite a quelli della psichicità che può essere alterata in un momento in cui il cervello è formazione, è una cosa che fa paura, cioè fa pensare. Allora, in provincia di Caserta adesso, a Castel Volturno, dove si è svolta oggi la cerimonia per ricordare le 6 vittime africane trucidate la sera di 6 anni fa dal killer del clan dei casalesi Giuseppe Setola e dai suoi sicari. Una ferita sul territorio che stenta ancora a rimarginarsi, vediamo.
dobbiamo cambiare e per cambiare dobbiamo essere insieme. Insieme potremo farlo e potremo lavorare un'Italia moderna e un'Italia sviluppo. Insieme, senza distinzione di colore o di razza, italiani e africani hanno cosparso di petali il piazzale dove l'ala stragista del clan dei Casalesi uccise 6 ragazzi ghanesi. Nella memoria di tutti, quella del 18 settembre 2008 è la strage di Castelvolturno, una mattanza senza alcun senso, dettata dall'odio razziale per dei ragazzi dalla pelle di un altro colore. Vogliamo essere di più e insieme contro la camorra, vogliamo essere di più e insieme contro il razzismo e la morte di questi fratelli ci impone, ci chiede di lottare per vivere, perché questa terra, questo nostro territorio sia di tutti e possiamo davvero farlo rigenerare se davvero ci crediamo insieme. Un gesto simbolico che unisce due comunità che si dividono lo stesso territorio. Un incontro di preghiera organizzato dalle associazioni, dalle parrocchie, dai ragazzi delle scuole per chiedere un aiuto alle istituzioni a mantenere questa comunione di intenti tra popoli diversi e a migliorare una zona abbandonata per troppi anni alla camorra. Si può vivere insieme, integrate, nel senso che oggi si vediamo che Castelvolturno è una zona completamente degradata e che abbiamo la possibilità di trasformarlo, di dare una possibilità ai questi immigrati di avere qualcosa in mano. E voltiamo pagina. 3.000 soldati statunitensi in Africa occidentale per combattere Ebola è la strategia adottata dal presidente americano Barack Obama per cercare di contenere una delle più devastanti epidemie della storia. Sentiamo da Francesco Durante gli aggiornamenti sulla vicenda. Non isolare i paesi colpiti dalla diffusione dell'Ebola. Il Consiglio di sicurezza dell'ONU sollecita gli Stati membri ad abolire le restrizioni sui viaggi alle frontiere imposte a causa dell'epidemia e in una bozza di risoluzione ribadisce la preoccupazione per gli effetti di un isolamento dei paesi dove il virus dilaga: Guinea, Liberia, Sierra Leone e Nigeria. L'iniziativa ONU giunge all'indomani dall'ultimo allarme lanciato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Ebola è un'epidemia che non ha precedenti nei tempi moderni, con quasi 5.000 casi finora registrati ed oltre 2.500 morti accertati. E al via intanto la strategia per la lotta all'Ebola annunciata dal presidente degli Stati Uniti Barack Obama: 3.000 soldati inviati in Africa occidentale, affiancati da gruppi di medici, infermieri, ingegneri, tecnici. Un piano su più fronti, dal costo di 750 milioni di dollari, finalizzato a combattere l'epidemia che, secondo il capo della Casa Bianca, è ormai fuori controllo, rappresenta una minaccia globale che richiede una risposta globale. Particolarmente critica la situazione in Liberia. La gente ha paura. Ha paura di essere contagiata, di essere messa in quarantena, di essere trasportata nelle strutture preparate che non danno sicurezza, che non sembrano attrezzature neanche per essere un ospedale da campo, purtroppo. La gente scappa da qualche amico o parente e non dice che magari era in contatto con un malato di Ebola. Per noi salesiani, qui nella missione, distribuiamo materiale come detergenti e clorina, così che si crea un ambiente igienicamente favorevole per combattere la diffusione del male. Assistiamo con il cibo soprattutto le persone che sono più a rischio, chi è in quarantena di isolamento, ha bisogno di mangiare, i malati, le vedove, gli orfani, che sono un po' le classi più a rischio. Il Post di questa sera ci porta in Puglia, dove 30 anni fa Monsignor Tonino Bello, vescovo della pace, per rispondere al dolore di tanti giovani ostaggio della droga, fondò una comunità di recupero per tossicodipendenti. Da allora oltre 1.000 giovani hanno ritrovato la speranza grazie a un'opera, segno che fu profezia di misericordia. Grazie allora per averci seguito e rimanete con noi. Buona serata.